ed ecco che arrivò sul ciliegio fiorito un ragno saltimbanco. Attaccò un filo a un ramo alto, si attaccò al filo e si lanciò nel vuoto. Atterrò sulla strada della luce e, sempre tirandosi dietro il filo, salì, discese, attaccò a destra, poi a sinistra, sempre di fretta. Bandiera lo vide e da lassù gli gridò: «Cosa ci fai qui, brutto peloso?» «Lasciami in pace», rispose il ragno tirando un altro filo. «Ho una fame da lupo e il tempo della cuccagna è arrivato!» E Bandiera: «Se metti le trappole ti cacceremo!» Amica Stella informò: «È arrivato stanotte, l'ho sentito borbottare che avrebbe fatto fuori qualcuno!» Il ragno si buttò sul ramo di sotto, attaccò un filo e risalì. Disse: «Io do la caccia a chi rovina i vostri fiori, perché volete cacciarmi? Dovreste dirmi grazie!» Ma Bandiera, arrabbiata, ribatté: «Gli amici dei nostri fiori tu li lasci stare!» «Se tu avessi la fame che ho io!» brontolò il ragno e continuò il suo lavoro. Ora girava intorno a un punto, svelto come un acrobata, e tira di qua e tira di là finì la sua trappola. In quel momento arrivò una farfalla di tanti colori ad ammirare i fiori e diceva: «Che belli, che belli!» Il ragno l'aveva vista da lontano e si era nascosto sotto il ramo. La farfalla volava e cantava e a un tratto cascò nella trappola. «Aiuto, ahimè, sono perduta!» piangeva. Il ragno arrivò di corsa sul filo ed esclamò: «Buono questo primo bocconcino! Sei un po' magrolina, ma sei di razza fina!» La farfalla poveretta lo supplicava: «Lasciami volare ancora un po' nel cielo azzurro, lasciami visitare i fiori! Se mi lasci libera ti canto la canzone che avevo preparato per il mio piccolo fiore!» «Canzoni?» disse il ragno saltimbanco. «Ci vuole altro per la mia fame!» E la mangiò. Allora Bandiera chiamò Capriola: «Presto, dia al vento che venga a cacciare quell'assassino peloso!» Il vento arrivò e con una sola spinta fece a pezzi la trappola. Il ragno cadde a terra e se ne andò brontolando: «Ve ne pentirete, la vostra felicità si cambierà in tanti dolori!» Ma le foglie non l'ascoltarono e fecero invece festa al vento liberatore. Una bella mattina di sole, Bandiera sentì lontano, alto nel cielo, un ronzio strano e poco dopo vide una nuvola mai vista avvicinarsi sempre di più al ciliegio, come se volesse aggredirlo. Allora diede l'allarme: «Pericolo!» Le foglie si guardarono intorno per capire che cosa c'era e all'improvviso si trovarono circondate da una nuvola di api che giravano intorno al ciliegio, cercavano i fiori e ronzavano: «Fiore, bel fiore, ti porto l'amore!» Poi entrarono da ogni parte del ciliegio e cominciarono a cercare i fiorellini di qua e di là, anche quelli più nascosti tra le foglie. «Che curiose, sembrano a casa loro!» disse una foglia. Ombretta le guardava incantata. Giravano tra i rami, annusavano, cercavano i fiori più belli. Anche Bandiera li seguiva con lo sguardo e non le piaceva affatto quell'invasione improvvisa e gridò: «Via, lasciate stare i nostri fiori!» Ma le api non l'ascoltarono e continuarono la loro esplorazione e cantavano con la loro voce bassa: «Zon, zon, chi vuole i baci dei fiori della collina nati stamattina?» Io gridavano i fiorellini aprendo i petali. Le api entravano con garbo agitando le ali velocissime per stare ferme nell'aria e i fiori sentivano su tutto il corpo l'aria fresca e profumata. Entrarono e posarono il bacio dei fiori della collina e poi domandarono: «Mi fai succhiare il dolce del tuo cuore? Non ti faccio male, anzi ti piacerà?» «Sì, sì!» risposero i fiorellini felici. E le api presero il dolce del loro cuore e volarono via. Un fiorellino che non era stato baciato dall'ape e temeva di non poter diventare frutto, piangeva disperato. Un'ape gentile lo sentì, entrò nel suo cuore e gli portò la speranza. Finita la visita delle api, i piccoli fiori erano sciupati e spettinati e le foglie li rimproverarono: «Eravate così belli, puliti e pettinati, ora guardate come siete ridotti! Cos'è quella polverina che vi sporca il bel abitino della festa?» Ma il vecchio ciliegio, che aveva sentito tutto e sapeva quale grande cosa era accaduta con la visita delle api, disse:
Lasciateli fare, oggi è la loro festa dell'amore. È l'inizio di una nuova vita. Vedremo, vedremo, dissero le foglie poco convinte. Chinarono il capo e lavorarono tutto il giorno un po' tristi. Sole mio, ogni tanto brontolava. Cattive api! Il mio fiore aveva un bel vestito bianco senza neanche una macchia e guardate lì che sbrodolone, tutto zozzo di polvere, che schifo! Il fiorellino esclamò, ma ci hanno portato la gioia! Staremo a vedere che gioia sarà, replicò Sole mio arrabbiata. Intanto Bandiera pensava, forse aveva ragione il saltimbanco peloso, se lo lasciavamo fare le sue trappole ci cascavano dentro tutte. Canzone di Angus il Vagabondo di Angelo Branduardi, un omaggio al poeta irlandese William Butler Yeats, al quale dedichiamo il prossimo contributo. La musica dei Waterboys di Mike Scott ci porterà subito nella verde Irlanda,
e il nostro Vincenzo Petronetti ci farà conoscere questo grande poeta. My fate somewhere among the clouds above. Those I fight, I do not hate. Those I guard, I do not love. My country is Kiltartan Cross. My countrymen, Kiltartan's poor. No likely end could bring them loss or leave them happier than before. No law nor duty bade me fight, nor public men, nor cheering crowds. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath. A waste of breath, the years behind, in balance with this life, this death. A waste of breath, the years behind, in balance with this life, this death. William Butler Yeats, nato a Sandymount in Irlanda nel 1865 e morto nel 1939 in Francia, è considerato il maggior poeta di lingua inglese degli ultimi 150 anni, nonché in assoluto uno dei più influenti poeti del Novecento, insignito nel 1923 del Premio Nobel per la letteratura. Grande cultore delle tradizioni della sua terra, pubblicò ancora in età giovanile le fiabe irlandesi, approdo di un lungo lavoro di ricerca, tuttora considerata una delle più belle raccolte folcloriche esistenti. In quest'opera Yeats già rivelò uno dei motivi conduttori di tutta la sua opera poetica, basata sulla grande forza creativa dell'immaginazione contro il meccanicismo che già allora andava imponendosi. Fu anche autore di teatro e di prosa, ma soprattutto fu un immenso poeta. Il senso della musicalità dei suoi versi è inarrivabile, sublime il senso del valore della parola. Inoltre Yeats ha sempre abbinato al linguaggio una straordinaria ricchezza simbolica legata alle immagini utilizzate nei suoi componimenti, attingendo molto dal patrimonio folclorico irlandese, che suggeriscono più livelli di significato, oltrepassando la condizione apparente della realtà visibile, fisica, per sfociare in atmosfere immateriali, senza tempo. Pur avendo sempre avuto un forte legame con la sua terra, l'Irlanda, la contea di Sligo, in un contesto ancora arcaico e contadino, qual era l'Irlanda del suo tempo, da cui la sua poesia trae ispirazione, la componente naturalistica, le storie umane ritratte, rappresentano più che altro un microcosmo, paradigma dell'umanità tutta. Ed inoltre la dimensione magica, onirica dei suoi versi, diluiscono qualsiasi riferimento fisico preciso. Anche nella fase della maturità, quando la sua scrittura diverrà più ricercata, la poesia di Yeats non perderà mai la sua ricchezza immaginifica e la centralità assunta dalla parola. Non a caso le poesie di Yeats sono state spesso trasposte in musica. Spiccano tra i tanti riferimenti in questo senso due dischi di rara bellezza, composti da due nomi maiuscoli della storia della musica. Branduardi canta Yeats, pubblicato da Branduardi nel 1986, e An Appointment with Mr. Yeats, dalla band inglese The Waterboys, del 2011. Il mantello, la barca e i calzari.
da Crocevia, 1889. Che cosa fai di così bello e splendido? Faccio il mantello del dolore. Oh, attraente agli occhi d'ogni uomo, sarà il mantello del dolore, agli occhi d'ogni uomo. Che cosa fabbrichi con vele per il volo? Fabbrico una barca al dolore. Oh, rapido sui mari notte e giorno, naviga errando il dolore. Rapido notte e giorno. Che cosa tessi con lana così bianca? Tesso i calzari al dolore. Senza rumore sarà il passo leggero del dolore all'orecchio d'ogni uomo, improvviso e leggero. La canzone di Angus il vagabondo, da Il vento fra le canne, 1899. Andai nel bosco di noccioli perché avevo un fuoco nella testa. Tagliai e spellai una bacchetta e legai una bacca a un filo. E quando vidi volare le bianche falene e simili a falene tremolare le stelle, gettai la bacca in un ruscello e catturai una piccola trota d'argento. Ma quando l'ebbi posata in terra e andai a soffiare sul fuoco, sentì frusciare qualcosa in terra e qualcuno chiamarmi per nome. Si era mutata in una fulgida fanciulla con fiori di melo tra i capelli che mi chiamò per nome e corse via e dileguò nell'aria che schiariva. Anche se sono invecchiato vagando su e giù per valli e colline, troverò dove è andata, le bacerò le labbra e le terrò le mani, camminerò fra le erbe variegate e coglierò, finché il tempo e i tempi non saranno finiti, le mele d'argento della luna, le mele d'oro del sole. Presso i giardini di Salici, da Crocevia, 1889. Presso i giardini di Salici il mio amore ho incontrato. Per i giardini di Salici passava con i piccoli piedi bianconeve. Disse: prendi l'amore come viene, come le foglie crescono sui rami. Ma io, che ero giovane e sciocco, non lo voglio accettare. Lungo il fiume, in un campo, col mio amore sostavo. Sulla mia spalla inclinata posò la mano bianconeve. Disse: prendi la vita come viene, come l'erba che cresce sulla chiusa. Ma io ero giovane e sciocco, ed ora di lacrime son pieno. Un aviatore irlandese prevede la sua morte, da I cigni selvatici a Kool, 1919. Lo so che incontrerò il mio destino da qualche parte su fra le nuvole. Io non odio coloro che combatto, coloro che difendo non li amo. La mia patria è Kiltartan Cross, i miei compatrioti, la sua povera gente. Nessuna fine prevedibile potrebbe danneggiarli o renderli felici più di prima. Non legge, non dovere mi ordino di combattere, né uomo politico, né folla applaudente. Un impulso di gioia solitario portò questo tumulto fra le nuvole. Soppesai tutto, rammentai ogni cosa. Gli anni a venire mi parvero uno spreco di fiato gli anni addietro, confrontati a questa vita, questa morte. Il violinista di Dunay, da Il vento fra le canne, 1899. Quando suono il violino a Dunay, la gente balla come l'onda del mare. Mio cugino fu il prete a Kilvernet, mio fratello a Mockerby. Ho superato mio cugino e mio fratello. Loro leggono nei libri di preghiere, io nel mio libro di canzoni, che comperai alla fiera di Sligo. Quando alla fine del tempo arriveremo davanti a Pietro, assiso nel suo scranno, egli sorriderà ai tre vecchi spiriti, ma a varcare il cancello mi chiamerà per primo. Perché i buoni sono sempre allegri, salvo che in casi sciagurati. E chi allegro ama il violino, e chi allegro ama ballare. E quando quelli di lassù mi vedranno, verranno tutti da me, gridando: è il violinista di Dunay, e come l'onda del mare balleranno. I went out to the hazel wood because a fire was in my head, and cut and peeled a hazel wand and hooked a berry to a thread. And when white moths were on the wing and moth-like stars were flickering out, I dropped the berry in a stream
with apple blossom in her hair. Who called me by my name and ran. Aperto oggi questo omaggio a William Butler Yeats con Angus il Vagabondo, nella versione di Angelo Branduardi. La stessa poesia ha portato a questa canzone dei Waterboys. E restiamo in Irlanda con i Pogues di Shane McGowan e poi ci colleghiamo con Lorenzo D'Ancona, giovane storico dell'arte neolaureato e guida volontaria presso il Castello Visconti. In this world of ours, where the elephant man brought storm on his necks and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song that time's long gone. Though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going. I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sir Sally MacDonald. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I pried the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the hooves and horses to the men and drank the brown. I heard the sight of Jimmy's making money far away. Some people left for heaven without warning. We walked them to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train, and we sang them a song of times long gone. Though we knew that we'd be seeing them again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the great
Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people, they are scared to cough, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, a time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei compiere con voi un breve viaggio all'interno della grande storia dell'arte, ma un viaggio molto particolare, poiché vi proporrò tre opere di tre epoche completamente diverse, accomunate però dal fatto che tutte e tre sono opere piene di simbologie, per cui il viaggio che oggi voglio compiere con voi è un viaggio all'insegna dell'analisi iconografica e iconologica delle opere d'arte. La prima opera che prendo in considerazione è un capolavoro indiscusso del Rinascimento fiammingo, ovvero i coniugi arnolfini del pittore fiammingo Jan van Eyck, datato 1434. Oggi quest'olio su tavola si trova alla National Gallery di Londra. Il dipinto fu commissionato al pittore Jan van Eyck da Giovanni Arnolfini, che era un ricco mercante originario di Lucca, che aveva fatto una grande fortuna anche a Bruges, e la scena è ambientata all'interno della stanza, della camera nuziale, dove possiamo osservare sulla sinistra il ricco mercante vestito con una pelliccia, con una folta pelliccia e un grande cappello, nell'atto di tenere con la mano sinistra la mano della sua sposa prediletta, che si trova alla destra. Tutta l'intimità della stanza, che è resa grazie alla concreta resa della realtà tipica delle pitture di Jan van Eyck, che era in grado di mostrare una realtà quasi epidermica grazie all'utilizzo dei colori e della luce, è però carica di simboli e di simbologie, e in modo particolare di simboli legati alla fedeltà coniugale. Difatti, ai piedi della coppia troviamo un piccolo cagnolino. Il cane è simbolo di fedeltà. Così come dal soffitto pende uno stupendo lampadario in metallo, dorato dalla luce che penetra dalla finestra posta alla sinistra dell'opera, dove troviamo solamente una piccola candela accesa. Ancora una volta, la candela accesa richiama la fedeltà coniugale. La sacralità del luogo è infine data dalla presenza sul pavimento delle scarpe sia del mercante Giovanni Arnolfini che della moglie, per cui entrambi sono scalzi a ribadire appunto la sacralità del talamo nuziale. Inoltre, secondo lo storico dell'arte Irving Panofsky, l'intera opera va letta ed interpretata come un vero e proprio documento di matrimonio, grazie anche alla presenza dei due testimoni che noi non vediamo, ma che sono riflessi nel piccolissimo specchio che è posto sulla parete di fondo,
dove noi riusciamo a vederli riflessi e che si trovano esattamente nella stessa posizione dello spettatore. In questo senso è da interpretare anche come atto di testimonianza la firma del pittore che si trova al di sopra dello specchio e che recita Johannes de Eyck fuit hic 1434, ovvero Jan van Eyck fu qui nel 1434. La seconda opera ci porta a compiere un salto di più di 400 anni. Siamo tra il 1854 e il 1855 in Francia e la seconda opera presa in considerazione è l'atelier dell'artista del pittore Gustave Courbet, il grande maestro del realismo. E in quest'opera di gigantesche dimensioni, perché misura 3,60 m x 6, oggi si trova al Musée d'Orsay di Parigi, vediamo appunto la rappresentazione dello studio dell'artista, dove al centro troviamo Courbet intento a dipingere un paesaggio con accanto una modella completamente nuda che simboleggia la nuda verità. A fianco del pittore troviamo anche un piccolo bambino che lo osserva stupito. Il bambino è l'emblema del valore, della purezza e dell'ingenuità, ovvero le caratteristiche che secondo Courbet il pittore doveva avere per poter osservare la realtà al meglio. Sulla parte destra dell'opera troviamo una serie di personaggi ritratti da Courbet. Si tratta di collaboratori, ma soprattutto amici. Si riconoscono i volti del filosofo Proudhon, del critico Champfleury e del grande amico di Gustave Courbet, il poeta Charles Baudelaire. Mentre sulla sinistra troviamo invece diversi personaggi che raffigurano i vari strati della società francese dell'epoca e in modo particolare spunta in primo piano la raffigurazione di un bracconiere, di un cacciatore con dei cani, il cui ritratto è inconfondibilmente quello di Napoleone III, dell'imperatore Napoleone III. Il lato destro dell'opera è un lato che rappresenta appunto gli amici collaboratori, la positività, il lato sinistro rappresenta invece tutto quel tipo di società borghese che lo stesso Courbet criticava ferocemente, per cui anche il ritratto stesso dell'imperatore Napoleone III in veste di cacciatore è un assoluto emblema insomma della critica alla società dell'epoca e alla politica stessa di Napoleone III. Quest'opera rimane assolutamente emblematica all'interno di tutta la produzione di Courbet, tanto è vero che egli stesso la definì un'allegoria reale determinante una fase di 7 anni della mia vita artistica. La terza e ultima opera, un po' più complicata rispetto alle altre due, ci porta nel Novecento ed è un'opera del grandissimo artista, padre di tutta l'arte contemporanea, Marcel Duchamp, ovvero La mariée mise à nu par ses célibataires même. Un'opera realizzata tra il 1915 e il 1923 che si trova oggi al Philadelphia Museum of Art. È l'opera di maggior impegno di Duchamp e una delle più significative anche del XX secolo. È detta volgarmente il grande vetro e questa opera è stata lungamente progettata dallo stesso Duchamp, che però addirittura nel 23, quando smise di fare l'artista, la dichiarò definitivamente incompiuta.
Il titolo un po' assurdo, letteralmente sarebbe la sposa messa a nudo dai suoi pretendenti anche. E se da un lato esso è volutamente assurdo, dall'altro mette in evidenza come il tema affrontato dell'opera sia proprio il rapporto amoroso o piuttosto il desiderio incompiuto. Di fatto il grande vetro è formato in realtà da due lastre di vetro che sono legate tra di loro da una cornice metallica, ma le figure si trovano sia nel lato inferiore che nel lato superiore dell'opera. Nella parte superiore noi troviamo appunto la sposa rappresentata con un corpo quasi insettiforme, meccanico, mentre nella parte inferiore noi troviamo i 9 pretendenti che sono rappresentati da 9 manichini che tentano attraverso un movimento meccanico di raggiungere la sposa che si trova nella parte superiore del grande vetro, ma senza riuscirci. Ecco perché il desiderio rimane incompiuto. Secondo un'altra interpretazione, infatti, il grande vetro potrebbe richiamare le grandi pale d'altare che raffigurano l'assunzione della Vergine, per cui la sposa, la mariée, sarebbe la raffigurazione della Vergine che va verso il cielo e quindi verso una dimensione trascendente, mentre i personaggi nel vetro sottostante rappresenterebbero il mondo fisico, il mondo reale, ma per Duchamp l'impossibilità è data dal fatto che il mondo fisico non può avere contatti con il mondo trascendente e quindi rimane un desiderio inappagato.